deciso di ripulire il giardino. Ora non mi resta che convincere Nobita a darmi una mano. Scommetto che anche oggi sarà una giornata caldissima. Come vorrei che ci fosse l'aria condizionata. Nobita! Mi cercavi, papà? Sì, dobbiamo strappare le erbacce del giardino. Come si fa con questo caldo? Secondo te in estate non si dovrebbe lavorare? Pensavo che potremmo aspettare che la temperatura scenda un po'. E quando vorresti cominciare? Se i miei calcoli sono giusti, verso la metà di novembre. Ma perché ti sto a sentire? Scendi subito, è un ordine! Arrivo, ma non ti arrabbiare! Doraemon, aiutami tu! Coraggio, qual è il problema? Oh? Ci saranno 40 gradi. Se esco con questo caldo mi verrà un'insolazione. Perché papà riesce sempre a essere così crudele? Forse non mi vuole più bene. E magari un giorno scoprirò di non essere figlio suo. Dai, non essere sciocco. Adesso esageri. Ho in mente qualcosa che potrebbe esserti utile. La sforbicia ombra. Questo giuschio ti permetterà di ritagliare la tua ombra, che farà i lavori al posto tuo per 30 minuti. Cosa lavorerà la mia ombra? Fantastico, non dovrò fare niente. E sbrigati, quanto ci metti a tagliarla? Ricordati che non durerà più di mezz'ora. D'accordo, ho capito. Non ci vorranno più di 15 minuti per togliere le erbacce. Ottimo lavoro. Ehi, ascoltami bene. Hai mezz'ora di tempo per togliere le erbacce insieme a papà. Mi raccomando, una volta passati i 30 minuti, ti attacca l'ombra con questa colla speciale o saranno guai. Oh, ehi, ciao! Ti seguo con grande piacere. Questo è il momento di fare un pisolino. Scusami, tesoro, mi daresti una mano dall'altra parte del giardino? Ma certamente, cara. Nobita, occupati tu delle erbacce. È già finito, sei stato velocissimo. Non c'è da stupirsi, in fondo sei la mia ombra. Pensandoci bene, questo caldo mi ha messo una gran sete. Andresti a prendermi una bibita in frigorifero? Datti una mossa! La cosa più divertente è che non mi devo neanche sentire in colpa se la tratto male. Ehi, rispondi tu al telefono. Pronto, sono Suneo, posso parlare con Nobita? Qualcuno mi risponde, ci sono problemi di linea. Insomma, parlate. Ma quanto ci mette? Ha lasciato la bibita sulle scale. Mi senti? Devi restituirmi il libro. Ora mandolizza, così impari a fare furbo. Fra meno di 5 minuti riavrai il tuo libro. Che comodità avere un'ombra che fa tutto quello che vuoi. Doraemon si era raccomandato di usarla per 30 minuti. Io invece mi terrò lo schiavetto per sempre. Sono tornato e sembra proprio che le erbacce siano sparite dal giardino. Ti sei ricordato di riattaccare l'ombra con la colla che ti ho lasciato? No, ho dovuto mandarla a casa di Suneo. Mi sembrava di averti detto chiaramente di non far passare più di 30 minuti. Pensavo non fosse così grave. Dici così perché ancora non sai in che guai ti sei cacciato. Passata la mezz'ora che ti avevo pregato di rispettare, l'ombra diventa sempre più intelligente. In poco tempo si accorgerà di come sia stupido vivere in quello stato e deciderà di cambiare. Così vorrà impossessarsi del tuo corpo e trasformerà te nella sua ombra. Sei ancora dell'idea che non sia grave? Sto per diventare la sua ombra. Forza, sbrighiamoci e riattacchiamola al tuo corpo. Complimenti, caro. Ottimo lavoro. Vado a prenderti una fetta di anguria. Oh no, ma che disastro. Sarà stato Nobita. Oh, se lo prendo. Nobita, scendi immediatamente. Mi ha riportato il libro, ma me l'ha lasciato fuori dal cancello. Ehi, Suneo! Si può sapere perché me l'hai messo qui fuori, Babbel? Oh no, significa che è già passato di qui. Su, Doraemon, andiamo. Speriamo sia tornato a casa. Aspetta che dica già come maltratti le mie cose!
Dobbiamo ritrovare la tua ombra il prima possibile. Se non dovessimo riuscire a riattaccarla in tempo, potrebbe prendere il tuo posto. Ci pensi? Non capisco dove possa essersi cacciato. Ovunque tu sia, fatti vedere. Ah, eccoti. Perché hai mangiato tutta l'anguria che era nel frigo? No, è passato dalla cucina. L'avremmo mangiata tutti insieme questa sera dopo cena. Ma adesso non posso spiegarti, però sappi che non sono stato io. Ombra cattiva, ancora pochi minuti e farai la fine che ti meriti. Lo credi davvero? Da tu puoi parlare. Sorpresa, guarda che succede alle tue gambe. No! È cominciata la trasformazione. Ritorna a fare l'ombra. Muoviti, Nobita, corri con la coda. Oh no, è scappata, è andata di là. Caspita, il tuo corpo. Dolcetti ombranti. Ciao Nobita. Ok, io la tengo ferma e tu la rialzai. Ma dove sei? Hai fatto un po' di confusione? Molto presto ci scambieremo i posti. Credo che l'ombra mi sia sfuggita ancora. Deve essere in soffitta. Purtroppo non credo che sia tanto facile vedere un'ombra in una stanza buia. Guardate cosa avete fatto! Sistemate subito! Immediatamente! Va bene! Ma prima direi che si merita di ricevere una bella sgridata. Adesso gliene dico quattro, sì. È meglio rimproverarlo alla luce del sole. Sei veramente un bambino tremendo. E poi mi spieghi perché sei così scuro. Sei stato davvero bravo a togliere le erbacce, ma non avresti dovuto finire tutta l'anguria. Ho fatto una gran fatica a portarla fino a casa e ora non posso nemmeno assaggiarne una fetta. Non è giusto. Presto mi possessero del suo corpo. E poi guarda come hai ridotto. Per favore, è molto importante. Se taccio tutta la casa e vedi di trovare l'ombra di Nobita. La vita in punizione. Era una questione fra ombre e soltanto quella della mamma poteva fermare quella di Nobita. Complimenti, un'idea geniale. Mi spiegherai dopo cosa significa. Ora vai in camera. E subito. Prima però devo riattaccarmi l'ombra. Ehi, ma... Ho perso il tubetto Doraemon. Non trovo più la colla. Ti prego, dammi un altro. Non voglio rimanere così. Dai, Nobita, non ti agitare. Ti aiuterei volentieri, ma non so se ne ho ancora. Cosa aspetti? Vai immediatamente a sistemare la tua camera. Sì, ancora un momento. Cerca più in fretta. Ce la caveremo in 5 minuti. Dai. Non avevo l'ombra